Mio padre andava a lavorare da tutte le parti, perché dove c'era un muratore lui era molto in gamba, ricercato anche, andava in tutti i paesi dove c'era da fare. E come le dico, siamo stati anche sui confini della Francia all'epoca, prima che succedesse, no? C'era persino il detto, ci chiamavano l'Abissini, Abissini, perché non l'ho mai saputo questo, no? Forse perché eravamo come gli Abissini, che giravamo da tutte le parti, non lo so. No, mio padre era, mio nonno anche, erano ben considerati. Mio nonno era di quelli che allora vendevano i buoi e si tenevano il portafoglio, no? Perché avevano i miei nonni erano contadini di Zerba, di quelli che abbastanza benestanti a Zerba, allora, perché mi ricordo che erano emo voi. Ecco, la prima mia grana con il fascio l'ho avuta, che avrà avuto pochi anni. Mi avevano messo in fila su un gioco da bocce, aspettare il federale che doveva arrivare da lì a poco. È arrivato alle 4 e noi sotto il sole d'agosto, lì, poi a un bel momento sono andato a sedermi vicino a dove gli altri erano in colonnata. Un fascista che era arrivato nel frattempo, che mangiava pane e salame dalla finestra, mi ha visto e ha gridato: "Non i nuovi soldati, guardate i nuovi soldati, sono degli smidonati a Zerba." E di lì è cominciato. Poi a settembre mi sono trovato 10 giorni di sospensione dalla scuola, che fra l'altro mio nonno mi ha detto: "Non ci perdi niente", me lo ricordo sempre. E vabbè, e poi insomma, poi è sempre andata, da quel momento lì è sempre andata la mia avversione per il fascio, perché insomma, sì, i miei poi prima non si sapeva, ma poi quando hanno cominciato a parlare erano tutti anti, no? Tutti socialisti, e come erano una volta, i fascisti erano tanti, però voglio dire, quelli veri che sentivano erano pochi. Militare mi ha mandato a Fiume per punizione, perché per quel disguido lì era rimasto indietro di 10, presentato dopo 10 giorni. Allora io dovevo andare a Pinerolo, e avevo già l'assegnazione a Pinerolo nel terzo Alpini. La prima cartolina che è arrivata l'ha rimandata indietro, perché Giuseppe non era, finché sono venuti i carabinieri, e allora hanno accertato che ero io, e dal militare in avanti sono diventato Giuseppe, perché non si sa come sia venuto giù in provincia, giù. E questo mi ha mandato a Fiume, in Croazia. Fiume era un momento di battaglia, che era ancora italiano, però io mi ricordo che quando io ero caporal maggiore, no? E quando è successo il 25 luglio, ci ha mandato giù. Noi eravamo su a Santa Caterina, sopra Fiume, ci ha mandato giù per l'ordine pubblico, no? E io mi ricordo che, essendo caporal maggiore, comandavo una squadra, e mi ricordo di aver visto il federale buttato nel Fiume, il federale vecchio di Fiume, buttato nell'acqua nel fiume lì, e mi ricordo che c'era il berrettone con l'aquila grossa. Ho preso un soldato, per favore me la ricupera, e l'ho portata a mio padre, così per ricordo. Era pericoloso, anche perché c'erano i sottomarini inglesi in quel mare lì. Allora noi ci mandavano di scorta a Zara per rifornimenti. E stavamo come militare, stavamo di che mi ricordo che dietro mi mettevano dietro una panchina, così col moschetto. Di qui c'erano i sottomarini e di là c'erano i partigiani di Tito, si figuri. Quando passavamo c'era uno spuntone che veniva sul mare, che ci passavamo vicino, e eravamo terrorizzati. E che cosa... Ma anche tra voi militari,
c'era questa idea che il fascismo stava... Sì, in generale allora si parlava poco perché era pericoloso parlare, però quando si trovava qualcuno, per esempio io avevo conosciuto un sergente maggiore di Piacenza, proprio perché era di Piacenza, ci siamo conosciuti là e siamo diventati amici, anche perché io sono arrivato con una valigia piena di salame, eccetera, abbiamo cominciato ad essere amici, no? E questo qua, appunto, questo qua mi diceva che insomma, che il fascio è un bel momento, è una rovina, e che insomma, parlava chiaro. All'epoca per noi c'era il pericolo molto peggio, gli slavi, perché erano tremendi, eh. Lo sai che ci sparivano le nostre sentinelle senza sapere dove andavano a finire, probabilmente andavano nelle fogne, nelle foibe, come le chiamano loro. Ma mi ricordo un giorno questo sergente maggiore qui ha organizzato una notte, una squadra per andare a vedere, di scoprire questi misfatti che e sono arrivati a un bel momento, abbiamo un punto nero che veniva avanti sulla strada con tutte le scarpe fasciate, erano 11, tutti di una famiglia, tutti armati, quando sono arrivati lì, cioè 11 di quelli che abbiamo trovato morti e feriti, poi altri sono scappati, non si sa quanti erano. E quella volta lì mi ricordo che insomma, abbiamo rischiato forte, ma abbiamo tolto il pericolo delle nostre sentinelle che sparivano, ogni notte spariva una sentinella e non si sapeva più niente. E questo sergente maggiore qui aveva scoperto che erano le stesse dentro, quelli delle pulizie che lavoravano dentro la caserma, che con contatti con la parola d'ordine venivano, facevano sparire le nostre sentinelle. Il ritorno dalla Croazia, qua intanto è stato tutto a piedi, sono arrivato al 28, dall'8 settembre sono arrivato a casa il 28. Abbiamo trovato della gente che c'ha... Ah, ecco, una cosa importantissima, i ferrovieri, organizzatissimi, ci mollavano, ci prendevano l'altro e via. Ci facevano passare attraverso le campagne, mi ricordo che siamo passati attraverso l'aeroporto, non so di quale città, e c'erano tutti in fila gli aerei, che sembravano uno spavento, sembravano tutti gli aerei al buio così, insomma, facevano senso via. C'aveva un amico di Poggi Bonsi, certo Bertolini, che c'eravamo proprio amici, lì a Fiume, una signora ci ha detto: se andate dentro, guardate che se andate dentro in stazione vi dovete cambiare perché probabilmente ci servivano i nostri vestiti. E siamo andati a cambiarsi con questa signora, uno in una scala, una all'altra, e quel mio amico lì ci siamo persi, ha fatto 2 anni di campo di concentramento. Poi. Ma i ferrovieri erano generalmente antifascisti, no? Organizzatissimi, una cosa mai vista, ci passavano da mangiare dai finestrini, con i biglietti dove dovevamo trovare poi di nuovo qualcuno o qualcosa, dovevamo, quando a un momento c'è stato un momento che io dovevo, tutti sapevano che dovevo andare a Piacenza, tutti i ferrovieri, e infatti mi dicevano: a Piacenza rivolgiti queste cose, tutto. A casa e ho cominciato il disertore perché hanno cominciato a richiamarli, e allora lì avevamo addirittura costruito una specie di rifugio nelle rive in faccia a Zerba, che c'eravamo 4-5 perché ce n'erano altri disertori, no? E quindi alla notte non si poteva dormire in casa perché venivano di notte, allora di giorno si montava di sentinella e si stava attenti, di notte si andava a dormire in questo rifugio che c'era, avevamo fatto una specie di baracca con il materiale di rifugio, avevamo un po' chiuso quasi la porta da non morire dal freddo, e
In famiglia andavano a chiedere ai suoi familiari dove era? Sì, i carabinieri c'erano di casa. Io, quando appunto eravamo lì che li, si vedevano, rompevano, se non c'era nessuno in casa rompevano i vetri e andavano dentro e rubavano anche, hanno rubato anche. Io ormai ero diventato partigiano a tutti gli effetti, a casa del Romano, sì, la Valdaveto, la Cimafondo, ormai mi sono trovato un bel momento su con i garibaldini della Cicchero, che avevo 20 anni, quindi sarà stata del 44, ero già con i garibaldini della Cicchero, che si erano formati su con Bisagno, che è il comandante eccetera eccetera, e lì ho fatto tutta la guerra partigiana, fino a dei diplomi anche delle benemerenze eccetera, che se vuole gliele faccio vedere poi, ma forse qualcosa c'è su questo libro qua. Ecco, qui c'è scritto Gino, comandante del distaccamento Bellucci, sì, Dario Rebolini in combattimento a Porto di Toriglia. Sui monti di Toriglia, diciamo, praticamente, e appunto questo qui era Gino, che era un ex carabiniere di Rovegno, che poi era passato nei partigiani. C'era un servizio di formazione che lo comandava un certo Boris ed era a Ottone. C'è stato un certo che poi è stato fucilato, un certo che è andato con la, ha preso una corriera, è andato al consorzio di Ottone, l'ha svoltato. E lì poi l'hanno fatto fucilare per quello. Bisogno ne ha mandato qualcuno anche al palo, ma qualcuno anche fucilato, che hanno rubato, altro che al palo ce n'era sempre. C'era un medico russo che mi ha anche levato le schegge che avevo. Avevo avuto delle schegge, ce n'ho ancora una qua, di bomba a mano tedesche, e mi ha messo lì, mi ricordo che mi ha messo lì sul lettino e mi ha detto ti faccio nuovo. con le pinzette, con una ragazza vicino che era di lì, non so, a Tartago. Questo è successo a Tartago, era arrivato malandato, no? Sono andato a Zerba, avevo voglia di andare a mangiare la polenta, fare qualcosa a Zerba. Quando sono arrivato lì, che ero con la fetta del polenta in mano, meno male che hanno sparato e sono arrivati i tedeschi. Sono arrivati i tedeschi perché lo facevano, fortunatamente, non so perché, sparavano sempre, ogni 10 minuti una raffica, che è la che mi ha salvato. Andando giù nel fosso, alla fine, in fondo al fosso, che non si poteva più, ho cercato di nascondermi e guardare in su, e infatti ogni tanto si vedeva l'ombra dei tedeschi che si affacciavano, no? Un bel momento hanno buttato una bomba, un paio di bombe a mano, e la bomba a mano mi aveva scheggiato, quelle col manico, sa? Sì, sì, sì. Che non fanno granché, ma se si è vicino è un bel momento, sento muovere, mi blocco, dico o una bestia o è qualcuno, ed era un altro che si era bloccato perché aveva sentito me, e lì mi ricordo, ma non solo, ma io avevo anche un ginocchio rotto, perché lui mi aveva steccato la gamba e mi è riuscito a portare a Tartago, che poi lì ci sono stato ingessato una ventina di giorni, mi hanno portato persino sul monte, perché lì non si era tranquilli, ogni tanto si andava, quando venivano gli installamenti a Zerba, eccetera, che da Tartago non sono mai venuti, perché era dal fiume, però se aveva paura, allora quando succedeva questo, che erano a Zerba, ci prendevano, si portavano su, nei faggi praticamente, no? Io dove ho fatto la mia ferita, la ferita che fra l'altro poi è rimasta partigiano ferito, è quello, qualche scontro, ma poi gli scontri c'erano spesso, perché o scappare, noi cercavamo di portare via la pelle il più possibile, perché anche i nostri comandanti, per esempio Croce era un comandante di brigata, era di Imperia, era un ex carabiniere, era un ragazzo molto in gamba, questo è Croce, questo è tutto un partigiano.
Stefano Malatesta, di nome Croce. Era il mio comandante diretto, vedi, c'è anche scritto Stefano Malatesta Croce, comandante Brigata Iori, sì sì. Panella era il comandante della Severino, che allora era una... c'era parlo di partigiani, eravamo due formazioni, c'era quella di Battista su Porcevera e quella di Gino a Levante sulla Studra, sulla Valle. Quindi che facevano, che le chiamavano brigate d'assalto, che puntavano, delle volte occupavano per esempio la Doria, l'hanno occupata con i tedeschi dentro, lo stesso Battista, quello che comandava la Porcevera, entrava a Bolzaneto e magari ci stava per 8 giorni senza riuscire a cacciarlo via. Siamo stati tre, una volta sono stato 3 giorni senza riuscire a mangiare, andavamo a raccogliere le radici dell'erba giù, quando erano un po' grosse, per masticarle, perché mi ricordo tre giorni senza mangiare, che a Zerba ci era occupato, noi sul Monte Alfeo con i binocoli a vedere se se ne andavano da Zerba, eccetera, invece non se ne andavano, anzi se ne andavano, poi rientravano, facevano finta di andare, o dunque ne arrivava un'altra colonna subito. A casa di Romano, un giorno, un freddo cane, una nebbiolina, e io ero fuori di pattuglia con altri 2 o 3. Arriviamo e vediamo nella nebbia una colonna di tedeschi. Porca miseria! Noi eravamo lì, ci siamo buttati per terra alla mania, proprio da sparire, ma bastava che uno alzasse la testa che ci vedeva. E l'abbiamo visti sfilare tutti nella nebbia. Quanta fifa, ragazzi! Se mi ricordo, non so, forse non eravamo manco armati, non lo so, eravamo in giro così. E dove andavano? Verso? Andavano verso Toriglia, verso l'Antola. Venivano dal centro, diciamo, dalla Val Trebbia, e andavano verso l'Antola, praticamente. Non so se sono arrivati ad Antola o se sono scesi prima per andare a Genova. E avete trovato della neve, c'era della neve? Eh sì, la neve erano anni che nevicava sempre, cioè, delle volte ci salvava, delle volte invece c'era il pericolo di venire. Una volta per esempio mi siamo trovati, allora non ero ancora con i partigiani, ero con mio fratello, avevamo un tappun preso ai tedeschi, non so dove, forse mio fratello, perché mio fratello aveva 2 anni meno di me, e arriviamo sul Monte Lesima, che si vede di là il prato, c'è un prato che non finisce più. E lì ci si ferma un po', se li incontriamo, vai tu, ah no, vai tu, vado io. Mio fratello è andato su piano, e poi si è coricato a vedere, e dice c'era tutto il prato, c'era tutto il prato pieno di tedeschi che stavano arrivando, un minuto dopo ci saremmo andati in bocca, perché non ci pensavamo, eravamo di qui dall'Esima, senza vedere niente, né i faggi, eccetera. Invece lì, meno male, avevo visto tutta questa fila, con i cani lupo, me lo ricordo. L'unica cosa che avevamo paura del cane lupo, perché poi dopo ci siamo portati sul versante, lì c'è un monte che si chiama Reiga, è tanto ripido, è al sole, che la neve va giù. Abbiamo detto, lì ci salviamo. E infatti ci siamo salvati. Allora, se sono arrivati su, i cani tiravano da matti per venire giù, ma loro hanno visto la scoscesa, non hanno mollato, meno male. Erano tremendi quei cani lì. Per esempio c'era un certo Beretta, che aveva un mulo che chi glielo toccava. E non lo prestava nessuno, o andava lui... Dunque non, il mulo non si toccava, che era del comando, sì, portava la roba in giro, no? I vari districamenti li forniva. Ultimamente sono andato a una commemorazione di partigiani lì vicino a Zerba, no? E
tutti gli anni c'è questa commemorazione. E mi è venuto in mente di dire, c'è qualcuno che sa come sono morti? Nessuno sapeva come sono morti. Allora lo racconto io, e glielo ho raccontato. Aveva avuto uno scontro con gli alpini dalla Monte Rosa, perché giù nella Val Borbera, cioè a cavallo dalla parte opposta, no? Questi alpini li hanno medicati, li hanno fatto delle barelle di frasche, però l'hanno portati per 3 giorni fino a Zerba, per mandarli poi all'ospedale, per salvarli, no? All'ospedale, alla Zerba, hanno trovato le camicie nere. Ci pensiamo noi, li portiamo a Genova, l'hanno portati a 100 metri, l'hanno trucidati. Quando era bomba mano e la figlia ricinata. Ecco. E nessuno di quelli lì sapevano come sono morti sti ragazzi. Erano 5 o 6, tra l'altro uno che si chiamava Zanni e avevano dato il suo nome a una brigata partigiana che operava in Val Borbera, sì, Val Borbera, dalle capannette di Pei di là, sì, verso Piemonte. Questi che l'hanno portati a spalle fino lì erano alpini della Monte Rosa, però li hanno salvati. Quelli che l'hanno trucidati erano camicie nere, che se li sono fatti consegnare dicendo che li portano loro a Genova. Invece l'hanno trucidati così. Una sera, io ero a Zerba, disertore, e si andava giù in fondo al paese, c'era Stevolo, che si sapeva tutte le notizie, perché lì arrivava la strada carrozzabile, poi finiva lì. Allora la gente che proseguiva a piedi si fermava, parlava, si sapeva. Allora noi andavamo giù a sentire queste notizie qua. E una mattina arriva una motocicletta, io corro subito su dietro per scappare, dietro la cosa che ormai era la nostra strada. Dopo un po' sento che parlano e poi mi chiamano, mi dice: senti, vieni giù che forse c'è uno che ha bisogno di te. Era bisogno. Quella volta lì è arrivato in motocicletta, aveva una 175 MAS. Una MAS 175, non ricordo ancora, è arrivata in motocicletta lì dalla trattoria, che io l'ho già detto, sono scappato perché paura di arrivare in una motocicletta, lì finiva, la strada dovevamo andare a piedi dopo. E tiramola, poi mi hanno chiamato, mi hanno detto: guarda, questo signore avrebbe bisogno di essere accompagnato a Bogli. Porca miseria, io non ero mai stato a Bogli, ma sapevo che era lontano, molto lontano. Mi dice: quello che vuoi te lo do, basta che mi accompagni. Dobbiamo andare a combinazione, era una notte, mi ricordo, di luna piena, perché si ci vedeva bene. E dico: domani non posso. No, dice: io devo andare a strada. Ed era bisogno, ma io l'ho saputo dopo che era bisogno. Perché io un po' timido, un po' ragazzo ancora, andavamo su poi i sentieri, uno davanti e uno di dietro, perché siamo andati giù sul Burecca e poi siamo saliti sotto Artana per andare su, no? E quindi solo al ritorno ci siamo trovati appaiati sulla strada, perché abbiamo fatto la strada di Vezzimo, che era da buoi. Allora gli abbiamo parlato e ho saputo che era bisogno, però ce n'è voluto. Perché non lo so, la mia stupidità di timido, non volevo chiedere, aspettavo che lui parlasse, che chiedesse. Siamo andati a Bogli perché c'erano i russi, ho accompagnato Bisagno a Bogli di notte, perché dovevamo parlare con questi russi che ci dovevano buttare le armi. Mai visto una nazione russa di trattarli bene, che volevano aspettare alla fine della guerra. Erano un gruppo di ex aviatori che erano caduti giù da Casale, l'hanno mandati su perché non volevano più combattere, ma volevano aspettare a finire la guerra. E quindi noi siamo andati per intervistarli, ma non c'era niente, insomma, mi ricordo che quando siamo arrivati, e non conoscevo Bogli, siamo arrivati su con Bisagno e mi dice,
forse sono quelli. C'era un baraccone in un'altura, no? Da solo, forse sono quelli. Mi dà lo stand e mi dice: senti, io vado, spara solo se io, lui con la pistola, ha mossato 3-4 volte, niente. Poi viene giù e mi dice: ma non c'è nessuno. Mentre dice: non c'è nessuno, chi cercate? È uscito fuori uno che dormivano lì, erano un gruppo di russi che aspettavano la fine della guerra, nascosti così, alla bene meglio. Poi mi ha detto: senti, mi ha detto all'ultimo, quando ci siamo lasciati, mi ha detto: senti, se tu conosci la nostra storia, se vuoi che cambi idea, che vuoi venire nei partigiani, basta che vai a casa del Romano da Croce e dirgli che ti conosco io e ti prende. E infatti dopo un po', qualche settimana, non lo so. Però io mi ricordo che Bisagno mi ha mandato qualche volta, siccome io ero uno sbarbatello e avevo anche barba, non avevo anche documenti da minore, potevo, ogni tanto mi mandavano a Genova, no? A portare qualche cosa. E Bisagno mi ricorda che in via Paleacopa al 10 ci abitava sua mamma e mi dava dei biglietti senza l'indirizzo, senza niente, io a memoria, e le prime volte lo strappavo appena, e poi la consegnava a sua mamma. E mi ricordo sempre che era una donina, la prima volta che ci sono andato sono in un condominio che c'era 3-4 porte all'entrata, 3-4 porte nel portone, no? Suono a tutti e non mi risponde nessuno. Porca miseria, stavo quasi andando via e sento una cric che aprono una porta. Chi è? Sono io, signora, mi scusi, cerco, chi cerca? Dico, cerca la signora Gastaldi, la mamma di Bisagno. Sono io. Allora ho cominciato a parlare apertamente, eccetera, eccetera, come sta, come, no, come non sta, dove l'ho visto, quando l'ho visto, dov'è, insomma, come mai non viene, tutte queste cose qua, no? E poi ci sono venuto ancora altre volte a portare notizie di Bisagno, a sua mamma. Una volta, per esempio, mi ricordo che sono andato giù per essere, dovevo fare una missione, dovevo tentare a Genova, dovevo venire a Brera a tentare al prefetto Basile o qualcosa del genere, no? E lì mi dovevano dare le istruzioni appropriate con un amico. Quello che mi dava gli ordini di quello che dovevamo fare, mi dice: senti, di là c'è Bisagno che poi ti vuol parlare. Mi aveva dato una missione per portare a sua mamma. C'era Marzu che era un comandante comunista, assolutamente, e con Bisagno doveva andare d'accordo, perché Bisagno si diceva che era democristiano, allora magari, e non c'era ancora democristiano. Sì, sì, sì. Comunque si sono sempre rispettati, si sono sempre ammirati l'uno con l'altro, non si sono mai intralciati, mai, perché io sono stato già intervistato su questo discorso qua, come andavano con Bisagno, come andava la Marzo con Bisagno, e dico, andava rispetto assoluto. C'era un certo Bini che era un commissario politico, che fra l'altro adesso torno un passo indietro, mi sono trovato in una conferenza di partigiani a Rovegno, mi pare, o non so dove, e c'era è intervenuta una contro il servizio partigiano, e allora è saltata su un'altra e gli ha detto: lei l'ha lasciata parlare, e poi gli ha detto: lei ha parlato libera per loro, ed era la figlia di Bini quella che ha interrotto quell'altra. Sì, dalle volte mi viene anche un po' di commozione, perché sono momenti che non, insomma, non sempre si ricordano, e quando vengono in mente ti toccano. Via Casaregis noi l'abbiamo presa a fucilate, perché
si ritiravano piano piano, piano piano, si ritiravano in fondo, che c'erano 200 tedeschi, no, 2000 tedeschi, che erano rientrati dal forte e si erano fermati lì a Genova. E quindi non via Casareggi, da una pianta all'altra, da una pianta all'altra, fino in fondo, fino a chiuderli dentro. Mio padre, quando è finita la guerra, visto che noi non rientravo, perché non so, non mi ricordo più la ragione che non rientrava, è andato a Genova a cercarmi. Poi nel ritorno eravamo a Toriglia a festeggiare, i 15 giorni dopo eravamo a Toriglia a festeggiare, che poi mio padre, venendo lì a Toriglia, il mio diciamo comandante gli ha dato lo stem, per favore, se ce lo tiene, se lo nasconde, eccetera. E poi dopo guerra, quando sono rientrato anch'io a casa, eccetera, dico lo Sten, e lo Sten è venuto a prenderselo subito, è venuto. E dico, certo, e la guerra era finita, ma per quella gente lì che erano abituati a maneggiare le armi, essere sempre in armi, era lo Sten era tranquillo. No, dirò che lo Sten mi piaceva anche a me, perché era un'arma che sparava sempre ed era tranquillo. Facile da caricare, eccetera, eccetera. Una sera andiamo dalla linea con mio padre, arriviamo su verso sera e le dico, papà, io vado a Genova. Ah no, perché nel frattempo era morto Bisagno, perché Bisagno è subito morto dopo la liberazione, no? Dico, devo andare a Genova perché per i funerali di Bisagno. E pensi che ho fatto i monti da Zerba, i monti del Coso lì, da Bennome, eccetera, eccetera, sono arrivato fino a Caprile che è quasi vicino a Toriglia, insomma. E lì ho dormito da un amico, che combinazione, avevo un fratello partigiano e sapevo che abitava lì, ho bussato, mi hanno fatto dormire lì qualche ora. Poi al mattino dopo sono andato a Genova ai funerali di Bisagno e poi sono rimasto lì perché ho cominciato a trovare amici, eccetera, eccetera. E poi ho trovato anche un lavoro, poi soprattutto ho trovato l'amore, mi sono innamorato e sono rimasto lì. E quindi sono rimasto lì, ma soprattutto sono rimasto lì perché ho conosciuto mia moglie, che era una ragazzina, era del 29 e io sono del 21, del 24, 5 anni meno. E era una ragazzina di quelle curiose che venivano nei portoni dove ci salvavamo noi. I miei lavori sono andato nella polizia stradale. La polizia stradale perché avevo la mania della motocicletta, esatto, sono andato alla polizia stradale, mi ricordo che alla polizia stradale avevo trovato degli amici enormi, erano tutti quelli della PAI, Polizia Africa Orientale, che erano rientrati ed erano a far scuola a noi, sulle motociclette eccetera, perché erano veramente eccezionali. C'era uno, pensi, che faceva in piedi sulla moto, tutta via Zara, non so se conosci via Zara a Genova, da in cima a fondo in moto guidando col corpo in piedi. Ma sì, c'era poco traffico allora. Sì, traffico non ce n'era, ma capisci che guidare una moto in discesa così, con una strada, insomma. E lì ci sono stato qualche mese, ho conosciuto anche dei miei superiori che poi siamo rimasti amici per tutta la vita. Ma dei suoi superiori nella polizia o nei partigiani? Ma allora erano l'uno e l'altro, perché la polizia ormai non c'era più, quelli che erano stati selezionati ed erano una nuova polizia. Come le dicevo, c'era un sacco di gente della PAI perché, essendo in Africa, non avevano colpe e quindi l'hanno messi lì. Poi c'era tutti quelli che piano piano venivano liberati, per esempio in via 20 Settembre, prima di arrivare al ponte monumentale, non so se è pratico di Genova, sulla destra finisce via San Vincenzo. Lì in quel palazzo lì c'era un reclutamento partigiani, ex partigiani della polizia stradale. E lì sono andato dentro lì e mi hanno preso lì, insomma. Vorrebbe anche il mio marito raccontare. Ah,
5 anni in acquato di guerra, senza venire a casa. Della polizia partigiana mi è rimasto solamente il capo, che era Severino, allora Severino, che si chiamava Campanella, che poi è diventato generale perché ha fatto tutta la carriera nella polizia. Poi io me ne sono andato, non mi ricordo più per che cosa. Il lavoro che ho fatto io per 36 anni è alla SIPE, ai telefoni. Sì, forse ero entrato. Ecco, bravo. Subito dopo sono venute le leggi di aiutare quelli, di prendere quelli che... E un giorno mi arriva, faccio la domanda al telefono, già con mia moglie, eccetera, e arriva una cartolina per presentarsi, dico, ci mettono già il telefono, invece mi hanno assunto. E dopo la liberazione, per come sono andate le cose, era abbastanza soddisfatto o si aspettava di più? Mi aspettavo di più, ma non perché, le spiego, le faccio un esempio. Un giorno vado a ballare e mi chiedono la tessera del partito. Io ce l'avevo la tessera del partito, perché la prima cosa era la tessera del partito. Ci ho detto, eccola la tessera, ve la regalo, perché prima volevano la tessera, adesso volete la tessera, e allora non è cambiato niente, e non mi sono più interessato a niente. Non sono se mai... dovesse dare un consiglio ai giovani di oggi... per... Non saprei cosa dare consiglio, perché non c'è l'ideale. Allora c'era l'ideale di fare qualcosa di buono, di lasciare con... Adesso non ce n'è più, adesso non lo so, almeno per quanti conosco io. Dopo la guerra non è che si parlasse poi tanto di queste cose, insomma, se... anche nelle famiglie. Penso che si cercava di dimenticare, perché ognuno si faceva la sua vita, l'amore, perché allora si era giovani, era la prima cosa, e quindi non si pensava granché al passato. Poi col tempo magari si rievoca, si ritorna. Mia moglie non ce l'ho più. Ecco, mia moglie, eravamo innamorati, inutile dirlo. Io la ringrazio tanto, signor Dario, e è altro da ricordare. Ora poi mi leggo i libri. Sui libri troverà qualche cosa che magari non abbiamo detto. 67. 67. Sì.